Qui vediamo le cellule vegetali, Romeo, che arriva sulla superficie della pianta. Si instaurano dei legami con dei recettori specifici e Romeo appunto innesca nella pianta una serie di attivazione di segnali, trasferisce questo segnale da una cellula all'altra, la pianta si allarma, vede che in qualche modo sente che è arrivato qualcosa di estraneo, quindi c'è uno sviluppo di queste sostanze di protezione che pian piano, diciamo, vanno a interessare tutta la superficie della pianta stessa. Di fatto, quindi, come agisce il prodotto? La professoressa ci ha parlato della transcriptomica, bene, e chi meglio di lei ha saputo descriverla. Noi infatti ci siamo basati su questi studi per poi capire come funzionava. Dobbiamo dire che lui non ha un'azione diretta, quindi su patogeni, agisce sulla pianta, provoca quella che è definita in sintesi una reazione immunitaria, perché mima l'attacco di questo patogeno e fa avvenire, diciamo, una serie di reazioni all'interno della pianta. Cioè, in 12-24 ore lo vediamo sotto, grazie alla sua azione di contatto, viene percepito dalla pianta, c'è l'attivazione di una cascata di segnali a livello cellulare, i quali inducono la produzione di geni di difesa, quindi si attivano delle difese metaboliche e quindi la protezione della pianta avviene grazie all'attivazione di queste difese metaboliche e dura per almeno 7-10 giorni. Andando avanti, in 7-10 giorni questi meccanismi rimangono attivi. Ma quali sono questi meccanismi accennati anche dalla professoressa? Cioè, la pianta, quando è attaccata da un patogeno, mette in moto una serie di meccanismi che sono la produzione degli stilbeni, la produzione di proteine della patogenesi, la produzione di callosio, di lignina, di metabolismo ossidativo, quindi attiva il metabolismo ossidativo, ossia la produzione di perossido di idrogeno o acqua ossigenata, ma anche la produzione di flavonoidi che sono degli importanti antiossidanti. Cioè, Romeo, simulando, diciamo, l'attacco di un patogeno, è attiva nella pianta tutti questi meccanismi, quindi riesce ad attivarli tutti. Quindi la pianta di fatto arriva già preparata, cioè si prepara a un eventuale attacco futuro di un patogeno vero.